Un eufemismo per definire travagliato il pomeriggio di buongiorno. Il difensore granata non solo è passato davanti a tutte le immagini della stagione passata. Meravigliosa. I ricordi sono ben più radicati. Hanno radici profonde non facili per il ragazzo strappare e piantare a Bergamo. Buongiorno avrebbe dovuto essere per lungo tempo il riferimento tecnico e morale del Torino. Dopo essere stato un simbolo in tutto il settore giovanile. Vissuto con la fascia di capitano che poi arrivò a indossare con le lacrime agli occhi e l'orgoglio di chi sente un'appartenenza speciale. Unica ad un club. Chi gli è vicino ha raccontato dello sforzo mostruoso per sostenere con un minimo di presenza la formazione di ieri. Attraversato con la testa ingrossata dai suddetti ricordi e valutazioni sul futuro. Senza l'Atalanta offerta. Accettata da Cairo e Vagnati e sottoposta al giocatore tramite il suo agente Riso. Non avrebbe mai nemmeno pensato di lasciare Torino. E invece si è ritrovato a sfogliare la margherita. Anzi un prato di margherite senza trovando anzi la soluzione al rebus. Il tema non è accettare o meno le lusinghe dell'Atalanta che in questo frangente storico è un club più ambizioso del Torino, ma provare a rompere il cordone ombelicale che la lega al Torino stesso. Certo Buongiorno è un professionista, ma tra tutti quelli che fanno parte della rosa di Juric è l'unico con un autentico spirito granata. Buongiorno. Tu senti derby in modo particolare. Vorrei che gli altri tuoi compagni sentissero il racconto di questo club piace a lui. Aveva detto tecnico prima della partita contro la Juve di febbraio. Poi, prima dell'ultima sfida di campionato contro l'Inter. Lo stesso tecnico croato aveva aggiunto frasi inequivocabili, forse l'unico che non dovrebbe mai essere ceduto è Buongiorno, a tuttia il suo prezzo. Ma per me Buongiorno rappresenta Torino.